Siamo ancora in giro per l'Italia, Francesco Amodeo ed Andrea, il leader delle proteste degli agricoltori di Roma, uno dei capi dei presidi di Roma, guardatelo. Siamo stati ieri a Verona per presentare le candidature nella circoscrizione nord-est, siamo stati insieme a Milano per la circoscrizione nord-ovest, siamo stati insieme a Napoli, siamo stati insieme a Roma, ora siamo ancora in giro per l'Italia per portare la parola degli agricoltori. Andrea, cosa ti senti di dire a chi ci segue? Buongiorno a tutti innanzitutto, mi sento di dire che questa battaglia la dobbiamo vincere per il bene del nostro paese, perché la nostra agricoltura è in ginocchio, e faccio appello a tutti voi, a voi cittadini, perché con Francesco sicuramente è nata una grande stima, una grande amicizia reciproca. Dobbiamo divulgare molte cose che voi non sapete, per esempio che il nostro grano, per produrre il vostro pane che tutti i giorni andate a comprare, il prodotto ci parte a 20 centesimi, all'agricoltore viene riconosciuto un prezzo di 20 centesimi. Io ho fatto il presidio a Roma con tantissimi miei colleghi e abbiamo unito una grande forza per portarlo alla bocca di Francesco, che sarà la nostra forza, e insieme dobbiamo vincere questa battaglia, ma voi siete la nostra forza. Dobbiamo fare squadra, perché l'agricoltura italiana va salvata da nord a sud. Non ci sono in questo caso aziende che vanno bene e aziende che vanno male, andiamo tutti male, le nostre piccole aziende stanno chiudendo, stanno buttando i battenti, stanno tirando giù le saracinesche, perché dalla zucchina al grano sono i problemi, sono... Ma spiega un attimo, 20 centesimi che cosa costa? 20 centesimi viene riconosciuto all'agricoltore un chilo di grano. Un chilo di grano, chilo quanto di grano. Costa un chilo di pane? Un chilo di pane, se eravamo su a Verona, intorno ai 5 euro, vero? Ho sentito dei prezzi 5 euro. Cioè a loro riconoscono 20 centesimi un chilo di grano e vendono quasi a 5 euro un chilo di pane. Questa è follia, ci andremo ad opporre in Europa a queste direttive assurde. Francesco Amodeo, Andrea Gian Gregorio. Noi agricoltori nella lista Libertà alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Un saluto a tutti, corriamo a prendere il treno.